Programmismo informatico, questa qua è la 46esima lezione del corso di Java base. In questa lezione vedremo come si legge un file, cioè nel senso di come creare un programma che ci legga quello che c'è scritto nel file. Noi nella lezione precedente abbiamo, vabbè, prima creato un file usando questo codice e ci siamo creati questo file e abbiamo scritto Hello World. Ora adesso, poi abbiamo scritto su questo file, mettendo la scritta Hello World, prendendo i byte, quindi convertendo tutto in linguaggio macchina, poi scrivendo proprio Hello World e file write, eccetera, eccetera. Adesso dobbiamo prendere questo Hello World e leggere il file in pratica, quindi questo Hello World dovrebbe comparire nella nostra console. Ok, quindi noi faremo sempre try catch, perché questa cosa potrebbe darci degli errori e noi catturiamo gli errori. Ok, e fin qui ci siamo. Poi, a differenza dell'altro, usiamo file input stream. In questo caso dobbiamo mettere tra parentesi la directory, c'è il path o qualcosa del genere. Quindi andiamo qua, andiamo su properties e prendiamo quello completo, non questo qua ma quello sotto. E quindi abbiamo la directory completa. Poi dobbiamo importare la classe che in Java io ho il file input stream int i, e poi dobbiamo loopare tutto il file, quindi leggiamo questo file. Uguale a meno 1, quindi in questo modo andiamo a loopare tutto il file a vedere ogni singolo carattere e poi dobbiamo stampare questi caratteri, quello che c'è nel file. Poi cosa facciamo? Semplicemente ci mettiamo a chiudere il file. Ora, se tutto è corretto, dovrebbe darci Hello World. Ok, ci dà Hello World, solo che ce lo scrive chiaramente così, perché noi andiamo a pescare tutti i file. Cioè tutti i caratteri in questo modo, quindi prendiamo ogni singolo carattere e lui ce li stampa. Insomma, questo qua è il metodo, diciamo, per leggere da file. Bene, per questa lezione è tutto, perché abbiamo raggiunto questo obiettivo. Poi in realtà nella prossima lezione l'idea sarebbe quella di incominciare a sviluppare un progetto in cui noi sostanzialmente non usiamo più dei dati da input, prendendoli dagli oggetti o da un ArrayList, ma utilizziamo un file pieno di dati, facciamo leggere quel file dove ci saranno tutti i dati e poi possiamo creare il nostro programma, per esempio avendo la lista, che ne so, dei dipendenti, aggiungere altri dati, quindi avere la lista dei dati, aggiungere dati, eliminare dati, eventualmente modificarli, una cosa di questo genere. Quindi dovrò pensare, diciamo, a un progetto in quest'ottica. Quindi abbiamo visto creazione file, scrittura file e lettura file.
Poi bisogna vedere se si trova un metodo per fare una lettura un po' diversa che ci dia un risultato non proprio così verticale, però a parte questo, anche qui è come più o meno si legge un file Java. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti, perché comunque ci saranno altri video di questo tipo. Nel senso, questa è una serie, siamo al 46esimo, cosa del genere. I prossimi video saranno tendenzialmente progetti. E poi con questi progetti l'idea sarebbe chiudere, diciamo, il corso di base. E poi magari sviluppare dei corsi un po' più avanzati, intermedi, su cose un po' più specifiche, sempre con Java. Metterò il link in descrizione, pagina Facebook, canale Telegram, Tumblr e così via. Guardate i link in descrizione perché lì ci saranno su quelle pagine cos'è tutti gli aggiornamenti rispetto a questi video. E per il resto ci vediamo al prossimo video.